Sono uscite le recensioni di Final Fantasy XVI ed eccoci qui a commentare un po' la situazione generale. Allora, qui non è riportata la recensione di Famitsu, in cui il gioco ha rasentato il perfect score, ha fatto 39 su 40, un solo redattore del quartetto ha dato un 9, gli altri un 10 pieno. Al momento della registrazione di questo video, la media è 88 sulla base di 97 recensioni. E come volevasi dimostrare, sono arrivati dei voti estremamente bassi. Credo che ce ne saranno di più nel corso delle ore. Però per adesso, questo è il fanalino di coda delle recensioni di Final Fantasy, con addirittura dei 6. Cioè, siamo ai livelli di Redfall, di Gollum, cioè, che ci sono stati anche per Gollum dei 6, credete. Allora, partiamo col dire che, per esempio, Eurogamer UK dice che un bel combat system cede sotto il peso di una soap opera pseudo medievale. Io non. Con alcune delle più belle, insomma, boss fight e alcune delle più noiose side quest. Allora, questa riflessione di Eurogamer ci dà modo di introdurre già un tema che ho accennato nel sabbematolo, che vi consiglio di recuperare perché oggi non sono partiti fino a quanto pare su quello, per cui recuperatelo, recuperatelo, recuperatelo. Allora, io devo dire, il combat system, l'abbiamo detto, è l'elemento più bello della produzione. Però la soap opera pseudo medievale mi sembra un po' eccessiva come definizione, come fotografia di un titolo che si regge soprattutto sulla bontà della sua scrittura. E è un qualcosa che non credo si possa ridurre a una soap opera, anche, o meglio, all'accezione che si dà solitamente all'idea di soap opera, no? Poi, che abbia delle side quest un po' così, ve l'ho detto, ne sapevatelo. Diciamo che in termini di design, le quest secondarie di Final Fantasy non sono, di questo Final Fantasy XVI, non sono indimenticabili, però sono funzionali. Cioè, adesso io non posso fare spoiler perché non mi va di farne, però diciamo che le side quest, per quanto non esaltanti in termini di struttura, sono fondamentali per comprendere meglio la situazione politica e sociale di certi contesti. Quindi io consiglio vivamente di dedicare qualche ora a questo tipo di cose perché vi arricchiranno i momenti più intensi, vi permetteranno di apprezzare meglio, di capire di più quello che state facendo e dove lo state facendo, perché le varie regioni, i vari regni sono tutti ben caratterizzati e per comprenderli a volte servono proprio queste quest secondarie. Quindi diciamo che sono funzionali, non vogliono essere un elemento primario, ma sono un importante contorno e qui non sembra che sia stata letta. Sembra che la chiave di lettura sia un po' più pessimista, ecco. Mentre Digital Trends, io diciamo che mi sono soffermato sulle testate un po' più così autorevoli, parlano di un bel combat system, della bontà dei combattimenti fra gli Icon, che personalmente ho apprezzato. Ma parlano di una generale piattezza, con un design datato. Ma io non sono d'accordo. Onestamente, design datato sotto certi aspetti, per altri il design quello può essere. Cioè, nel senso, nel momento in cui tu abbandoni la componente ruolistica, perché ripeto, questo Final Fantasy XVI è di fatto un action adventure nella larga parte delle situazioni. Non è che tu possa fare chissà che cosa senza stravolgere completamente l'essenza dell'intera produzione. L'allarme ha finito, bene. Per il resto, Videogamer parla di un 7 invece, con anche qui Bloated Story. Ma io non capisco perché si stiano tutti aggrappando alla storia per in qualche modo impoverire le proprie analisi, quando in realtà la storia è forse l'elemento migliore anche in termini di caratterizzazione. E ci sarebbero altre cose da evidenziare, tipo appunto la scarsa componente ruolistica,
il fatto che questa promessa delle open map è stata un pochino ridotta a ambientazioni molto circoscritte, prive di sorprese, prive di qualsivoglia tipo di spunto se non l'obiettivo che sai già di dover raggiungere. Per il resto, però, diciamo che insufficienze per ora, per ora, per ora. Non ci sono, ma io clicco. Hanno tolto 6 recensioni, erano 97 prima. Vabbè. Andando, ci sono un sacco di 10 che in questo momento non condivido manco i 10, sinceramente, come ho detto, è un ottimo titolo, non perfetto secondo me, non così travolgente sulla base delle mie 25 ore, non così travolgente da portare a un 100 su 100. Che trovo forse figlio dell'entusiasmo, più che dell'effettiva concretezza di quello che poi ci hanno proposto. Però ecco, vediamo un po' gli italiani. No, IGN Italia 95. E infatti qui, non so se siamo noi italiani, ma si parla di insomma, una profonda maturità narrativa mai toccata fino ad oggi. Questo, ragazzi, questo è un concetto che io mi sento di rimarcare ancora e ancora, perché effettivamente è la verità. Cioè, Final Fantasy ha avuto vari capitoli con vari tagli narrativi, però non ce n'è mai stato uno così cupo, così violento, così costante nell'essere cupo e violento. Ecco, forse rende ancora di più il concetto. Con così tanta brutalità a volte. Cioè, è un Final Fantasy che per struttura narrativa si vuole rivolgere a un pubblico più adulto forse, meno bisognoso di una carezza, perché a volte le carezze non ci sono. Ecco, si è persa un po' quell'aura di ingenuità, di dolcezza, di candore, di purezza, per immergerci in qualcosa che è molto, molto diverso, che personalmente ho apprezzato, ma al di là della mia visione, del mio gusto personale, è innegabile, secondo me, da un punto di vista puramente di struttura, che questo sia un Final Fantasy ben scritto, poi che possa piacere o meno, ma i personaggi sono tutti molto a fuoco, c'è un grande lavoro dietro nella scrittura dei personaggi e si percepisce. Poi, dunque, insomma, delle testate esclusive del marchio, in questo momento non mi ci soffermo troppo perché credo sia inevitabile magari peccare di entusiasmo. Mi interessava vedere un po' GameSpot, che è una con cui mi sento spesso e volentieri molto in sintonia, io almeno. A volte picchiano molto forte, a volte sanno essere anche, sanno premiare. 9. Che per adesso, sulla base delle mie onestissime 25 ore, io in questo momento sono orientato sul 9. Poi tocca capire se diventerà 8,5, se diventerà 9,5. 10 sicuramente no, ve lo posso dire. Che ci sono delle cose, appunto, quelle che vi raccontavo, che per me gli impediscono di raggiungere quel voto, però. Infatti, qui dice: potrebbe avere alcuni aspetti non così riusciti, questo è un po' il concetto, ma dovrebbe essere celebrato per i suoi momenti più impressionanti e per i personaggi che li incarnano. Final Fantasy XVI si guadagna un posto nel Pantheon della serie. Ecco, io vorrei far passare questo concetto a volte. Cioè, la perfezione non c'è. Difficile da raggiungere, un concetto abbastanza impossibile da toccare, no? Però c'è l'eccellenza assoluta. Per me quello vuol dire 10. Allora, a volte l'eccellenza assoluta si può raggiungere magari senza arrivare al 10, ma anche a fronte di alcuni limiti. Zelda, Tears of the Kingdom, non è un gioco perfetto, l'abbiamo detto, l'abbiamo evidenziato anche chiaramente in certi aspetti, però è un titolo a cui è difficile non dare un voto che rispecchi l'eccellenza assoluta del concept in generale, al netto dei difetti. Cioè, si può essere straordinari anche in presenza di difetti, e in questo senso credo che non ci si possa attaccare troppo all'elemento così X o Y di questo Final Fantasy XVI per dire: hai visto, è brutto! Perché nel quadro generale ci sono alcuni aspetti che hanno un peso maggiore e alcuni che ne hanno un peso minore rispetto al genere a cui il gioco appartiene, poi di fatto. Sarebbe come dire, appunto, un paragone che faccio sempre, affossare un racing per
perché la gente a bordo pista non è non c'ha il ray tracing sul naso, cioè ci sono aspetti rilevanti, importanti, fondamentali, trascurabili di contorno, cioè e si dovrebbe tenere un po' in questo senso. Final Fantasy XVI, secondo me, riesce a, essendo un action, perché è un action, il suo cuore pulsante è il combat system, che è riuscito. Quindi diciamo che già partiamo da una base in cui l'elemento fondante funziona alla grande. Poi c'è la componente narrativa che funziona altrettanto alla grande per scrittura, costruzione, eccetera. Che il design delle quest secondarie sia non riuscitissimo, come peraltro leggevo un po' in giro oggi. Sì, per carità di Dio, però boh. Poi, allora andiamo avanti. No, Destructoid 9, questa è una cosa che non mi aspettavo, onestamente, perché loro sono abbastanza severi. Quindi devo dire, Every Eye 88, un ottimo punto di partenza per la saga di Square Enix, che dopo alcuni passi falsi sembra aver trovato il giusto bilanciamento tra la tradizione del franchise e una etica più matura. Sì, mi trovo. Devo dire, alcuni momenti meno ispirati. Sì, ci sono alcune parti che magari hanno un ritmo un po' più basso, ma perché obiettivamente ti scoppia il cuore, nel senso, questa è una cosa che vi accorgerete poi giocando. Final Fantasy XVI è un gioco che comincia molto forte, molto molto forte, molto intenso, diciamo che quello che si è visto nella demo, perché di fatto è il prologo, rappresenta un pugno nello stomaco, talmente brutale che poi avrete bisogno di respirare un attimo. Diciamo che il gioco è costellato da questi momenti. Un momento di apice emotivo in cui ti manca l'aria, seguito a volte da una serie di quest, magari poco rilevanti, che servono a farti un attimino ritornare a uno stato di normalità per poi risalire. È un po' le montagne russe. Ecco, hanno voluto, secondo me, impostarlo così, e dal mio punto di vista è una scelta assolutamente vincente, perché mantenere troppo sempre alto il ritmo potrebbe appiattire poi le emozioni. Avere troppi momenti bassi potrebbe non farti aspettare poi l'intensità che arriva, non farti essere così ricettivo. Trovo che questi alti e bassi siano ben equilibrati, ben bilanciati, per cui non riesco a vedere i momenti un po' più fiacchi, tra virgolette, come un reale problema. Sulla base delle mie 25 ore, ripeto, io non sono in grado di recensire in questo momento perché non l'ho ancora finito. Però, da quello che ho visto, a 25 ore credo che siano abbastanza per esprimere quantomeno un parere. Multiplayer 8,5. E qua ci sarebbe da tornare ai discorsi della linea editoriale per dare una. Ma dunque, Final Fantasy XVI è protagonista di uno dei più grandi paradossi che ho incontrato nei videogiochi. È al tempo stesso estremamente vicino e al tempo stesso lontano dal livello di eccellenza ideale che la serie non ha mai smesso di inseguire. È la migliore interpretazione della saga da anni, basata su una storia vicina ai grandi classici, ambientata in un mondo straordinario e popolata da un cast di personaggi memorabili. Al tempo stesso, insomma, inciampa in un ritmo non perfetto. Ecco, qui torniamo al discorso del ritmo. Io trovo che il ritmo, al contrario, non sia affatto traballante, ma sia assolutamente voluto così. Quello è quello che ho percepito giocando. Io vi dico, l'unica cosa che in qualche modo sto percependo attraverso diverse critiche poi che leggo, per non arrivare a quel 9 che sembra, che poi di fatto è quello che ci aspettiamo poi dai Final Fantasy, sembra il volersi a volte attaccare al dettaglino per rimanere giù, quando a volte poi è quel dettaglino invece che a volte viene usato per andare su e non si capisce bene quando. Facendo questa cosa del cioè, chiacchierare poi amabilmente sulle recensioni che si leggono, quello che mi sta arrivando ogni volta che lo facciamo è che non sembra esserci a volte una coerenza nel valutare gli stessi elementi in senso generale. Cioè, alcune volte questo elemento qui vale per affossare, qui invece vale per alimentare, qui invece tiriamo giù. The Games Machine 8
È una bestia difficile insomma, da giudicare. Dunque, una buona trama, parla, non bocca. Diciamo che nessuno fa riferimento al combat system straordinario, tra quelli. Cioè, il combat system, che, insomma, credo sia una delle opere più riuscite di quello che è il combat designer, peraltro di Devil May Cry 5, quindi non proprio l'ultimo degli stupidi. Non viene mai menzionato come un elemento fondante dell'esperienza. Dunque, 30 ore per finire il gioco? Magari. Magari, ragazzi. Io sono a 25 e non mi sembra di neanche intravedere la fine. Ma comunque. Allora, elementi di ruolo all'acqua di rose. E un mondo artificiale arido. No, non sono d'accordo. Onestamente no. Anzi, sul fronte dei JRPG siamo di fronte a un risultato controverso perché non è un JRPG. Qua torniamo al discorso che faceva il Sapevavero. La gente purtroppo, per fortuna, o escludiamo il purtroppo e per fortuna, la gente da un Final Fantasy per tradizione si aspetta una componente rolistica molto marcata. Il fatto che Final Fantasy XVI non sia in alcun modo un JRPG lo porta ad essere a volte accolto in maniera confusa da una certa parte di pubblico e a quanto vedo non solo da una certa parte di pubblico perché era inevitabile che finisse così. Cioè dalla numerazione canonica ci si aspetta un JRPG nel core, no? E questo non lo è. E poi ripeto, abbiamo discusso tante volte anche nel video che ho fatto qualche giorno fa del grande problema di Final Fantasy che si chiama Final Fantasy. Sì, perché quella numerazione porta la gente ad aspettarsi un JRPG e non trovandolo, poi finisce che la gente si attacca alla storia non appassionante e ad altre cose che pur di, no? Ecco, quando poi, ripeto, ci sono alcuni aspetti che sono difficili da contestare, secondo me, dell'opera. Dunque, il Guardian, vabbè, il Guardian, lasciamolo al Guardian. Spazio 8. È possibile creare una build. E non c'è niente di importante da gestire nei menu. Vedete anche qua, cioè qui si fa un problema della mancanza di componente rolistica. I dungeon sono banali corridoi. I giocatori sono costretti a giocare l'intero gioco in easy mode. E poi, no, vabbè, ragazzi, aspettate, no, qui non sono, onestamente non sono d'accordo, perché come vi dicevo, c'è una profonda diversità fra l'IA dei nemici comuni e l'IA dei boss, fosse anche solo per un discorso poi di resistenza di questi ultimi. Non, a meno che non si faccia un abuso di quegli anelli che servono per automatizzare certe cose, tipo la schivata, la cura, e altre cose, il gioco non è affatto così banale. A me è capitato anche nelle prime, 5-6 ore un paio di volte di morire, non tantissimo, un paio di volte, ma una distrazione, una cosa usata male, mi è capitato. E il gioco non è complicatissimo, così come non lo erano i JRPG passati, nel senso se tu livelli adeguatamente anche nei vecchi JRPG, grindi alla morte e arrivi e quasi tutto riesci a gestirlo. Qua è un po' lo stesso concetto, facendo l'adeguato grinding, magari con qualche si arriva magari meglio a certi combatti, potenziando le armi. Potenziando le skill, si può semplificare, ma non l'ho trovato per adesso un gioco facile. Così come, ripeto, non si può fare una colpa a un titolo che non è un JRPG, che non abbia un elemento ruolistico predominante, perché non è un JRPG. C'è una base decente per il futuro, ma non è abbastanza per essere una vera rinascita per la saga. Ma non è, io trovo che il team di sviluppo non abbia mai parlato di una rinascita. Questo Final Fantasy è un'evoluzione di una serie che, come abbiamo più volte detto, ha avuto diversi cambiamenti del cuore. Cioè, ragazzi, Final Fantasy c'è anche Theatrhythm, vabbè, non riuscirò mai a pronunciarlo, che è un rhythm game fantastico ambientato nel mondo di Final Fantasy. Cioè, Final Fantasy è tante cose. Quindi questo Final Fantasy è semplicemente un. Cioè, l'errore, e lo ripeto, di questo Final Fantasy è chiamarsi Final Fantasy numero.
Perché se si fosse chiamato Final Fantasy Cristalli Perduti, queste valutazioni forse non le avremmo viste così basse sotto certi aspetti. A te che pure The Gamer, in service of an RPG, e non lo è. Non è un... Vedete che se... sbattiamo sempre lì la capoccia. Non è un RPG. Non è un RPG. Per quanto ci si voglia sforzare di attaccargli sta targhetta addosso, non è un RPG. Non è un JRPG. Non ha nulla praticamente se non le skills sbloccabili e i pezzi di equipaggiamento che puoi scegliere tu quali mettere, ma il leveling è automatico. Non è un, non, cioè non c'ha praticamente nulla dell'RPG nella maniera in cui viene concepito normalmente. Dunque, vediamo un po' che altro c'è. VG247 è chiaramente il però vedete anche qui, no? Cioè, nella numerazione dei Final Fantasy single player dall'era PS2 è chiaramente il migliore, 8. Cioè, poi uno dice che il pubblico sbrocca, il pubblico, cioè, dicendo così, io adesso non so loro che tipo di pubblicazioni siano soliti dare, cioè che voti siano soliti dare. Diablo 89, Street Fighter 92, The Legend of Zelda 96, quindi sono anche abbastanza, no? 85, Star Wars. Cioè, no, scusate. Star Wars gli hanno dato 85. Ah no, 80 loro. 80. Street Fighter 100. Diablo 4, 80. Stavo leggendo, scusate. Vabbè. Dunque, diciamo ragazzi che sono pareri molto discordanti per adesso. Cioè, quantomeno sono. Vediamo un po' se hanno aggiornato qualcosa. 100 valutazioni. È cambiato qualcosa? No. Ci sono pareri discordanti e da quello che si evince dalla nostra lettura così fugace c'è anche una non piena, una non completa comprensione di ciò che questo Final Fantasy voleva effettivamente fare ed essere, ciò che poi di fatto è. Ecco. E temo che queste aspettative mal riposte in completo contrasto con ciò che il gioco si è mostrato fino ad oggi abbiano comportato poi delle valutazioni forse un po' più severe di quanto gioco ne avrebbe meritato. Cioè, onestamente, con quello a cui abbiamo visto, cioè, onestamente, con quello che tanti titoli hanno ricevuto in quest'ultimo periodo, vedere Final Fantasy XVI sotto la media del 9 a me, onestamente, fa un po' sorridere. A me, personalmente. Poi ognuno la vedrà a modo suo. Però ripeto, magari poi sarò il primo a dargli 8,5, però sulla base delle mie 25 ore e quello che ho letto, rimango un po' perplesso. Così come rimango perplesso con i 100, intendiamoci. Per ora. Poi sarà mia premura parlare anche di magari di un piccolo capitolino nella recensione per parlare anche di questo, della percezione alla fine col senno di poi di quelle che erano le recensioni potremmo anche mettere. Però, ragazzi, sei, onestamente, siamo veramente... tornando al discorso di quella famosa forbice entro la quale secondo me certi prodotti devono rientrare per un discorso di pura coerenza e di pura attaccamento alla realtà, credo che il 6 sia forse un pochino fuori da questa famosa forbice. Comunque, ragazzi, fatemi sapere, so che tanti lo stanno già giocando, quindi anche da prima che si potesse poi pubblicare qualcosa a riguardo, quindi fatemi sapere eventualmente come lo state trovando, che impressione vi ha fatto. E noi ci aggiorniamo presto. Io con Final Fantasy credo che la settimana prossima arriverà la recensione, non credo che mi ci vorrà troppo, ma mi sto giocando veramente tutto, anche perché pure il discorso delle secondarie, se non le avessi dedicato tutto quel tempo, forse non mi sarei reso conto di quanto effettivamente siano volute in quel modo, almeno ai miei occhi. Poi ripeto, ognuno la vedrà a modo suo. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima!